Buongiorno, siamo qui all'evento Dialogo e Sicurezza nel Mondo 4.0 a Roma in compagnia di William Nonnis. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ti ringraziamo per essere sempre qui con noi. Anche sempre un piacere, onore, insomma. E partiamo subito con la prima domanda. Come la blockchain può dare supporto alla cyber security? Sicuramente la blockchain gioca un ruolo fondamentale sulla cyber security, non al 100% ma un buon 30% prevale, in quanto quel discorso della sua immutabilità e distribuzione del dato riesce a garantire, con la crittografia delle informazioni, la firma digitale, tutto quello che ci gira attorno al mondo blockchain, questa sicurezza del dato. Basta pensare a un settore molto interessato a questo concetto qua della blockchain in quell'ambito, con la sua sicurezza, è il settore sanitario, il trattamento dei dati, soprattutto sul settore sanitario, quindi tutti i cittadini siamo coinvolti. Cercare di sensibilizzare sotto questo punto di vista ad utilizzare determinate tecnologie che non sono solo la blockchain, ce ne stanno tante altre, ma bisogna applicarle nel concetto giusto, nella categoria giusta, nello spazio giusto, altrimenti è un problema a dire quella è più sicura, quella meno sicura, e poi la sicurezza siamo noi stessi, siamo dal punto di vista, siamo prima noi a vedere le nostre vite. Quanto è importante l'informazione sul concetto cyber security? Sicuramente le aziende e le pubbliche amministrazioni devono investire tantissimo tempo e denaro sul concetto di formazione di cyber security per il proprio personale, a partire dal vertice verso il basso, perché oggi cyber security è diventato un termine pseudo marketing, non si sa il valore reale di questa cyber security, molti la chiamano info security, ancora si chiamava tanti anni fa, insomma, quindi di conseguenza bisogna formare tantissimo le persone su questo, ma a partire dalla classe dirigente verso il basso, perché la sicurezza, come dico sempre, siamo noi stessi. Se io ho la password del mio terminale con un post-it sul monitor, non ha senso fare cyber security, quindi anche un minimo di responsabilità. Ecco perché entrano in gioco tutte queste nuove tecnologie, dalla blockchain, dall'intelligenza artificiale, l'internet del tutto, insomma. Quindi dare un grosso, colmare questo gap tra tecnologia e individuo o essere umano, chiamiamolo così, per poter dare una certezza e una sicurezza sotto questo punto di vista. William, senti di ringraziare qualcuno in particolare? Ma io ringrazio principalmente voi perché siete sempre attivi sul web, nei miei convegni la maggior parte mi seguite spesso, di questo sono contentissimo e logicamente spero che la vostra attività abbia una ripercussione positiva verso la comunità per imparare certi glossari, certi concetti che vanno a confluire su un glossario tecnico. Ormai è l'ABC, ci serve un glossario tecnico, come abbiamo imparato, dico sempre, cloud, big data, queste qualcosa qua, oggi dobbiamo imparare l'intelligenza artificiale, la blockchain, l'internet delle cose e quant'altro, quindi il vostro supporto su questo è, secondo il mio punto di vista, fondamentale. Quindi vi ringrazio ancora. Grazie, ci vediamo giù. Alla prossima. Ciao.